Procede. Quindi, dopo le dovute raccomandazioni ricevute dal Consiglio di esame, deve procedere alla discussione dell'ordine del giorno. Quindi siamo sul primo capo, riconoscimento debito fuori bilancio. Ex articolo 174, comma 1, lettera A, decreto legislativo 267/2000, di Naso Costruzioni SRL, importo complessivo €274.496.35. Il reso unitamente alla sottoscrizione presente al progetto da parte
finanziato il prete di Lamontà con Tanne, in carità responsabile di Tanne Cifone, a far generare un corso di partenza dalla prima posizione, la presenta proposta con urgenza al Presidente del Consiglio Comunale per inserire all'ordine del giorno della Unione. Di dare atto a presia senza l'articolo 6 bis della legge 1241 e della legge 190 del 2015 la insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del sottoscritto proponente. Allora, ci resta seduto. Ci resta seduto a prova, ci si alza una voce, l'intervento dei consiglieri. Prego, Vignati.